che non portano mai a niente. Cercare il sogno che conduce alla pazzia, nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già. Dentro alle notti che dal vino son bagnate, dentro alle stanze da pastiglie trasformate, dentro alle nuvole di fumo nel mondo fatto di città. Essere contro o ingoiare la nostra stanca civiltà è un Dio che è morto ai bordi delle strade, Dio è morto nelle auto presarate, Dio è morto limiti dell'estate, Dio è morto. Mi han detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ha mascherato con la fede, nei miti eterni della patria e dell'eroe, perché è venuto ormai il momento di negare tutto. Signora Rosanna, che ruolo aveva nella vita di Augusto la pittura e il disegno? Beh, era un ruolo importante, non primario ma molto importante, perché Augusto, certamente la musica era la sua vita, però il disegno è quello che riusciva a trasmettere attraverso i segni, attraverso le sue immagini, e credo che lo abbiano accompagnato anche nei momenti così, in cui si sentiva solo oppure cercava di trovare un modo per comunicare con le persone. C'erano momenti particolari della sua giornata, della sua vita in cui dipingeva? Cioè, voglio dire, era qualcosa, un momento di sfogo, una parentesi, oppure era qualcosa di più profondo? Beh, Augusto dipingeva sempre. Io non riesco a pensare ad Augusto se non con una matita, un pennino, un pennello in mano, perché erano quegli spazi che si concedeva, ma a volte capitava di vederlo disegnare anche al ristorante, perché con i nomadi si passavano ore e ore ai ristoranti e per lui era tempo perso. E quindi portava con sé, ecco perché aveva affinato questa tecnica della china e del pennino, era una tecnica che gli permetteva di portare ovunque la sua pittura, quindi in ogni ora del giorno e nei luoghi più disparati, anche sul ombrellone. Io penso che questa mia generazione è preparata a un mondo nuovo, una speranza appena nata, ad un futuro che ha già in mano, a una rivolta senza armi, perché noi tutti ormai sappiamo che se Dio muore è per 3 giorni e poi risorge. In ciò che noi crediamo Dio è risorto, in ciò che noi vogliamo Dio è risorto. L'Associazione Augusto per la Vita presenta Rosanna Fantuzzi, i suoi ricordi di viaggio con Augusto. Musica, proiezioni, ricordi, colori, parole, strade percorse insieme. Rosanna ci apre le porte del suo mondo, ma Marco Bezzi che canta e racconta. Grazie per quell'affetto che arriva da questa provincia, L'associazione è nata subito dopo la morte di Augusto, perché il giorno del funerale le persone hanno lasciato qualcosa come 20 milioni in un'urna senza che nessuno chiedesse soldi. Probabilmente le persone hanno pensato che si poteva fare qualcosa con questa cifra e con Beppe abbiamo cercato di dare un senso a questi 20 milioni. Abbiamo chiesto al professor Umberto Veronesi, dal momento che la malattia di Augusto era un tumore, di cosa fare di questa cifra. E lui ha detto, dal momento che Augusto ha amato tanto i giovani, facciamo una borsa di studio per la ricerca, visto che la ricerca è molto penalizzata, non ha delle grandi sovvenzioni. E così è stato fatto, ma lontani poi dal pensare che nel giro di 20 anni avremmo consegnato qualcosa come 850.000 euro di borsa di studio. Per il girone C entrano in gara
calda del 1966, in cui i Nomadi salirono sul palco del Cantasio di allora, in mezzo ai beat della canzone, con davanti molte migliaia di persone alla televisione e alla radio, e cantavano questa canzone un po' strana. Come potete giudicare? Come potete condannare? Chi vi credete che noi siamo? Per i capelli che portiamo, facciamo così perché crediamo. In ogni cosa che facciamo, e se vi fermasse un po' a guardare, con noi parlare, lo accorgereste certo che non abbiamo fatto male mai. Quando per strada noi passiamo, voi vi voltate per guardare, ci vuole poco a immaginare quello che state per pensare, ridete pure se vi pare, ma non dovreste giudicare. E se questa mano grando appena, il mio tempo mi prese la mano e mi guidò a 100 all'ora, confusione di colori al mercato delle scelte, e ho scelto una stanza di un brutto albergo di Milano, e ho scelto questa voce per gli amici e per la gente. Canterò per chi mi ama, canterò per chi mi odia, canterò per chi ha paura, canterò per chi mi ascolta. Augusto D'Avorio. Oggi mi ero chiesto che cosa ti ha lasciato Augusto. Augusto mi ha lasciato tantissime cose. Intanto mi ha lasciato voi, le persone che vogliono bene a lui e che adesso in buona sostanza vogliono bene un po' anche a me. Quindi questo è il regalo più grande che mi ha lasciato. I suoi fans che in buona sostanza mi ascoltano e stanno aiutandomi tantissimo con l'associazione Augusto per la vita. Quindi questo è un grande regalo. Ma soprattutto mi ha lasciato una coerenza e un rispetto per le persone. Credo che sia la cosa fondamentale nella vita. Voglio ridere quando piangerai e ti dirai pensandomi aveva sì. Perché Augusto non era una persona che amava scherzare tantissimo. Sì. Tant'è vero che gli amici ci tenevano, in concerti, faceva Rosanna Fratello, faceva Pupo, faceva... Sì, e quindi... Rosanna Fratello, sì, però io raccontare che Augusto facevamo, ci tenevano tutti gli amici, per noi quando andavamo in montagna, di tutto facevamo, le persone e gli amici si chiudevano sempre dentro in camera perché avevamo paura che noi prendessimo la chiave e che facessimo dei numeri dentro alle stanze. I gesti tuoi e in te, ma pian piano ti sorprenderai vedendo che col tempo hai dato sempre più ragione a me e sarai. Un piccolo episodio per dirvi di com'era Augusto. Eravamo in Calabria, stavamo andando, io e Augusto viaggiavamo con la nostra macchina perché i Nomadi solitamente dormivano. Augusto era una persona molto frenetica ma assetata di capire quello che aveva attorno, soprattutto se eravamo lassù. Cammina, cammina. Arriviamo nella terra campagna,
stiamo arrivando nel piccolo paesino dove c'era il concerto e c'è un passaggio a livello, senza custode, senza niente, ma due sbarre abbassate. Lui aumentava e il treno non arrivava. E erano passati già diversi minuti. Solo che la macchina dietro di noi aveva un signore con un bambino sulle ginocchia di circa 3 anni e per passare il tempo suonava il clacson. Ma a dei livelli tipo il bambino si attaccava al clacson. Era un passatempo meraviglioso. Sì, soprattutto se Augusto era nervoso perché capiva di arrivare tardi alle prove e non capiva che cosa stava succedendo, perché questo passaggio di livello giù inesorabilmente chiuso era una tragedia per lui. E sentire questo bambino che suonava si è girato e ha detto con il signore, per favore, insomma, fai in modo che gli metta un po'. E questo signore non solo ha visto questo capellone che non aveva il colore, e diceva col bambino, suona, e rivolto ad Augusto diceva, ti piace? Non gli dico Augusto che cosa, era furibondo. Poi, veramente, sono passate almeno un'ora, ma 30-60 minuti, la cosa è bella. Finalmente arriva il treno, si alzano le sbarre, corriamo il paese, ha fatto le prove, andiamo a cena, la sera era una festa di piazza, e dopo aver mangiato stiamo per andare nei camerini, Augusto mi dice, guarda chi c'è, e c'era il signore con il bambino in braccio, mi ha preso per un braccio e mi ha portato in un banco di giocattoli. Sapete che nelle fiere ci sono sempre questi banchi di giocattoli, ha comprato una tromba di circa mezzo metro e suonano bellissimo, suonano benissimo con un suono che ti lacera i timpani. Ecco, Augusto è andato da questo signore e a 2 centimetri dall'orecchio suonava la tromba con tutto il fiato che Augusto, il fiato che aveva, e diceva, suona, ti piace? Il bambino era praticamente spaventatissimo perché questo energumeno capellone barbuto così che e questo signore era mortificatissimo perché non aveva capito che lui era venuto al concerto, ma lui non contento per tutto questo episodio l'ha raccontato sul palco e quindi ha segnato la vita. Questo signore credo che sia andato via prima, molto prima della fine del concerto. Vabbè, per dirvi che Augusto amava giocare, amava intrattenere. Ho visto la gente della mia età andare via. E so che se sei impegnato in questo momento stai facendo le prove. Sono nell'intervallo dello spettacolo. Benissimo, quindi non sei ancora né sudato né stanco. No, sono già sudato, un po' stanco. Già? Sei già stanco? Metà spettacolo, scusa. Stavamo parlando di Dio è morto, la vostra canzone che aveva suscitato grandi polemiche, anche censura televisiva, eccetera. Poi c'è stato... Francesco, è stato qualcosa che tu vuoi ricordare? Ma dunque, fu trasmessa incredibilmente, forse l'avete già detto, dalla Radio Vaticana. Sì. E questo liberò molto le censure perché erano più, non dico realisti del re, quasi più papista del Papa, tutto sommato. Ma sentivo prima che dicevi che la canzone ha suscitato allora quei tempi, ma io ti apprezzerò a cantarla fra non molto e avviene ancora un grandissimo successo. L'avevo messa da una parte credendo che non avrebbe avuto più impatto col pubblico giovanile, quello degli spettacoli, cioè che il pubblico di solito fatto soprattutto di giovani, e invece ha un enorme successo ancora adesso, e poi i nomadi lo sanno sicuramente meglio di me, e quindi devo ancora cantarla e ottiene anche ancora adesso un grande successo. Ne siamo convinti. Francesco, tu hai scritto e noi abbiamo cantato una grandissima canzone. Punto. Augusto rimase folgorato dai pezzi di Buccini e disse, nonostante tu riuscissi a capire quanto fosse importante anche la musica di Battisti innovativa rispetto al periodo che vivevamo, la musica che ascoltavamo, Buccini era tagliato su di noi per le nostre facce, per quello che diceva. Quindi ha fatto sue le canzoni di Buccini. Ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento. Credo che le interpretazioni di Auschwitz, scusate se lo dico, ma hanno offuscato le interpretazioni di Maurizio Landelli. E adesso? Quando abbiamo fatto un viaggio, era stato un campo di concentramento che era Dachau, rimase Monaco, che hanno queste stazioni. Quindi credo che avesse veramente qualcosa da comunicare di grande, di importante.
Ho ispezionato la sua pelle, non aveva cicatrici, non aveva tatuaggi, aveva le stesse profonde, vecchie rughe che aveva mio padre. Ho misurato le sue mani cercando mani terribili, artigli, ed erano mani un po' tremanti come aveva mio padre. Ho guardato i suoi occhi, non erano freddi né taglienti, erano vecchi occhi, lacrimanti come quelli di mio padre. Poi pensai, la mia mente è una folla di sguardi fissati dietro a quei fili spinati. In realtà questo pezzo, posso dirlo, era ispirato a un uomo che Augusto incontrò a Monaco, e Augusto soffrì talmente tanto di questa visita, come tu racconti, esatto, che uscendo cercava qualcuno a cui in qualche modo dare una colpa, che è una cosa che molto comunemente facciamo quando siamo in nervosismo, quando abbiamo qualcosa cerchiamo qualcuno che possa essere minimamente la causa. E quindi l'uomo di Monaco è il risultato di tutto questo pensiero, di questo viaggio. Per quale ragione? E guardai, scrutai, niente poi notai, solo rughe sul viso dal tempo seminate. Non aveva artigli, tremavano le sue mani come quelle di mio padre. Ieri ho saputo di cose cattive dette su di me. Allora ho deciso di lavorare bene, scrivere canzoni belle, con belle parole, e soprattutto cantare sempre tutto col cuore e con l'anima. Penso che solo così lascerò cose buone dentro di me quando partirò, e forse serviranno a qualcuno, non come quelle lettere morte sulle pietre tombali delle idee. Ma verrà un tempo e quel cielo vedremo, quando l'inverno dal nord tornerà, quando l'inverno dal nord tornerà. Quando le persone mi chiedono che cosa ascoltava Augusto come musica, vedete, c'è di tutto. Augusto leggeva di tutto e ascoltava di tutto, però sceglieva. E un giorno disse, sai che ho pensato, io nella mia discografia terrò solo una trentina di dischi, non gli altri. Gli altri li preparò nell'ingresso, erano 3-4 file, erano soprattutto 33 giri, perché allora gli LP, e li preparò nell'ingresso. E Dante, la sera prima dell'incidente, ci telefonò per salutarci, e stranamente quella sera telefonò a tutti, telefonò a Beppe, telefonò anche agli altri, e non abbiamo capito, ci è sembrato quasi una specie di saluto. Eh?
che sapore c'è. Vediamo, Castellaneta è una pineta lunghissima che portava al mare e dice a Augusto: andiamo a fare il bagno, così ci rinfreschiamo, aspettiamo che arrivi l'orario per fare le prove. Va bene. Ho nel cuore l'amore insieme a te. E nella metà strada per arrivare al mare c'è questo ristorantino, un ristorantino molto carino in mezzo agli alberi. Visto che era l'ora di pranzo, Augusto dice: dai, mangiamo qualcosa prima di andare al mare. E noi entriamo in questo ristorante molto accogliente, bello, semplice, ma veramente poi la Puglia per noi è sempre stato un posto che ci ha trasportato così, con affetto, perché nonostante facessero pochi concerti avevano un seguito grandissimo. Ci sediamo a tavola e come al solito i camerieri, i signori del locale, quando riconoscevano Augusto avevano veramente delle gentilezze indescrivibili. Non era una persona che aspettasse troppe gentilezze, perché quando non lo riconoscevano invece lo trattavano un po' per sottaccio, perché era un po' sì, in colpo. Poco rassicurante, poco rassicurante. E allora finiamo il pranzo, andiamo alla cassa per pagare e Augusto, mentre sta pagando, il cameriere con l'ennesimo sorriso alza gli occhi e dice: ma lei è, voi rivolte a me, la brunetta dei ricchi e poveri? Secondo voi? Lui dice che... Prova a fare ecco. Un perché un certo figlio dell'occhio c'è comunque. No. Che confusione! Però tutto il periodo del tour, dopo che ero raggiunto, Augusto mi chiamava Angela. Mi ha chiamato Angela per tutto il tour. Come Augusto diceva quando era tra amici, io cantiamo insieme, cantiamo con la chitarra, ma non cantiamo le canzoni che potete ascoltare ai concerti, cantiamo le canzoni che piacciono a me, dei miei colleghi, di quelli che io amo ascoltare. Quindi abbiamo scelto di interpretare le canzoni che Augusto amava ascoltare nel tempo libero, quindi è qualcosa di diverso. Grandi strade piene, vecchi alberghi dimenticati, io so se ti conviene, i tuoi amori dove sono andati, lunga è la strada, non ti puoi dimenticare, tu provi, smetti e provi, la canzone che dovrai cantare. Non ti fermi, convinto che ti si può ricordare. Hai davanti una canzone, un nuovo, una città per cantare. Di strada in piedi, vecchi alberghi trasformati, io un giorno crescerò. Cielo della vita volerò, ma un bimbo che ne sa, sembra azzurra, non può essere l'età. Chissà dov'è casa mia.
disegno per gli amici sognatori, schegge di sole e aliti di nebbia. Non ho pensato di inventare nulla, perché sono cosciente di rielaborare immagini che la storia ha già creato e sviluppato. Cerco solo di essere un uomo del mio tempo, ma sono anche un uomo antico e pieno di tutto ciò che ho visto ed imparato. I miei disegni non hanno titoli. Mi interessa l'aspetto magico e segreto delle cose, gli enigmi, le illusioni delle ombre, il dubbio, è tutto un prodotto dell'intelligenza. Ho bisogno di sentire, rappresentare tutto quello che c'è dietro e dentro alle cose, il mondo surreale e fantastico che si cela nelle pieghe delle notti e dei giorni. Ho bisogno di disegnare e di mettermi davanti a me, come ad uno specchio, anche se in realtà tutto questo è un gioco ironico, sottile, melanconico anche. Ecco perché disegno paesaggi spaesati, confusi nella mente, carpiti un po' ovunque. In questi paesaggi si nasconde l'uomo, che come sempre è invisibile, ma che sa mescolarsi alle cose, scambia i ruoli, diventa cavallo, albero, diventa un gesto o una mano, occhi, e l'infinito cielo come teatro di questa messa in scena ideale. E da qui ho preso il titolo di questa mostra. Augusto Dalli.